Liv Ferracchiati, terza. Non nascondetemi perché, perché, lo dico a parole mie perché, dunque, ce l'avete presente l'uno primigenio, il tutto, che si viveva come in una potenza senza forma, no? Che si ondeggiava in questo perenne e selvaggio fluire. Ecco, a tratti qualcuno poi chiaramente avvertiva una sorta di nausea perché ondeggia oggi, ondeggia domani, come si può dire. In sostanza, si era in questo orrore gioioso di perdita di contorni, in questo discreto caos di niente. Troppo saggistico. Insomma, c'eravamo noi che però non eravamo esattamente noi, eravamo noi ma tipo sbriciolati. No, la semantica del cibo non, la semantica del cibo fa schifo perché eravamo noi, eccolo ce l'ho, allora eravamo noi il tutto e lo spirito divino di una realtà smisurata. Allora a un certo punto, chiaramente indeterminato nel non tempo, questo spirito divino di una realtà smisurata fa il tutto, o tutto con la T maiuscola, dice lo spirito divino di una realtà smisurata, o tutto. Secondo me questo non irreggimentato fluire dei sensi, che poi peraltro è perenne, non è che fluisce poco, fluisce tanto, fluisce senza sosta, è veramente tanto perenne, troppo. Allora il tutto risponde. È lo spirito divino di una realtà smisurata, che ti devo dire? E creiamo questo squarcio originario dal quale nascerà la molteplicità degli enti. Solo che poi noi, quelli di prima, quelli sbriciolati, ci siamo sentiti castrare in una troppo stravolta, irreggimentato ordine di cose noiose che fluiscono poco. Ma non è che fluiscono poco per dire, fluiscono poco veramente, stanno praticamente ferme in una blanda e sbiadita esistenza dall'ormai animalità, si può dire quasi perduta. E allora, in altre parole, non nascondetemi perché tanto è uguale.